di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Lo giuro! Per l'Italia! Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Marina Militare. E tutte le istituzioni tarantine che hanno collaborato in tutti gli aspetti che oggi voi potete vedere proprio su questa piazza, dagli allestimenti alla sicurezza. È stata veramente una bella sinergia e un bel abbraccio tra la Marina e Taranto, la città che la ospita da secoli. Oggi un ruolo importantissimo, però anche lei è partito da un giuramento, da una parte iniziale, una fase iniziale di questo bellissimo mestiere. E allora chi oggi giura? Che cosa? Allora, oggi giureranno gli allievi volontari della scuola sottufficiali, presteranno giuramento alla Repubblica
e quindi per loro ha un grande significato e come vedete anche la partecipazione dei loro familiari. Questa piazza, siamo ad un'ora dalla cerimonia, è già gremita da tutti i parenti che vengono da tutta Italia per seguire questo momento importante dei loro ragazzi, dei loro figli. La flotta della Regia Marina. Nel 1887, grazie alla legge sugli arsenali, promulgata solo 5 anni prima e ottenuta con il sostegno prezioso e fondamentale del senatore Cataldo Nitti, che tanto si era battuto per il progresso del territorio ionico, fu inaugurato il canale navigabile. Al 1939 la festa della Marina veniva celebrata il 4 dicembre, festa di Santa Barbara, patrona della Forza Armata. Istituita la giornata celebrativa e scelta la data del 10 giugno, la festa fu celebrata per la prima volta proprio nel 1939, con solenni cerimonie in tutte le piazze marittime militari, a bordo delle unità navali e all'interno di tutti gli stabilimenti di lavoro. Temporaneamente sospesa dal 1945 al 1949, la celebrazione fu ripristinata nel 1950, abbinata alla festa di Santa Barbara, nella data del 4 dicembre. Nel novembre del 1963, infine, anche su particolare insistenza del presidente dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, l'allora capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Ernesto Giuliani, chiese al ministro della Difesa di riportare la giornata celebrativa alla più significativa data del 10 giugno. Ottenuta l'autorizzazione ministeriale, la tradizione fu definitivamente ripresa con i festeggiamenti del 10 giugno 1964 e da allora non ha più subito reazioni. L'azione di Premuda, 10 giugno 1918. L'Italia entra in guerra contro l'Austria-Ungheria il 24 maggio 1915. Le marine italiana e austriaca sono per quantità di uomini e mezzi allo stesso livello. Tuttavia, gli austriaci hanno il vantaggio di poter sfruttare per le loro